violenza maschile sulle donne. Noi abbiamo, gestiamo centri di violenza, abbiamo una casa rifugio per donne vittime di tratta. La violenza per noi è un quotidiano, però in questo momento, rispetto alla loro storia, è imbarazzante insomma parlare. Vabbè, esprimiamo quello che noi pensiamo. Noi non vogliamo parlare delle donne prostitute, noi vogliamo parlare del privilegio degli uomini di abusare dei loro corpi. È una questione di prospettiva e bisogna cambiare il punto di vista. Per me, per noi, il femminismo è sicuramente l'interlocutore migliore per svelare e contribuire a questo cambiamento. Perché il femminismo? Perché il femminismo è un pensiero non tradotto dalla grammatica del patriarcato. Il femminismo parte da noi, dai nostri corpi, e quindi viene unito corpo e testa. Il patriarcato generalmente scorpora tutto questo a proprio vantaggio. Divide il corpo dalla mente e impone un ordine sociale sempre coniugato al neutro, che porta in sé l'idea del corpo della donna mercificabile e, come in questo caso, addirittura specializzato. Il patriarcato usa una dialettica del disconoscimento che non fa altro che aumentare a dismisura la disuguaglianza, le libertà e le scelte che c'è tra uomini e donne. E il sistema costituente è la sintesi di questo delirio. Noi femministe, per non cadere nella trappola tesa da questo neoliberismo patriarcale, dobbiamo pretendere che il dibattito sulla Costituzione sia affrontato da una prospettiva sociale e politica, non personale, perché quando ci fermiamo a riflettere sulla libera scelta, sull'autodeterminazione delle donne nella prostituzione, prestiamo il fianco ad un ordine sociale imposto da secoli di discriminazione. Il sistema costituente ha sempre coinvolto donne con opzioni limitate e per queste più vulnerabili, e questa non è una libera scelta. I dati sono dati approssimati, comunque ci dicono che sia le ragazze, le donne, le minori coinvolte in prostituzione sono tra i 40 e i 42 milioni in tutto il mondo, e chiaramente nei paesi più poveri la presenza di queste donne costrette dal sistema costituente sono molto di più. In questo dato noi sappiamo che più del 98% della prostituzione è tratta. Quando si parla di tratta si tratta di esseri umani, e sicuramente lì di libera scelta e autodeterminazione non ce n'è veramente per niente. Il dibattito quindi deve diventare politico, soprattutto perché di fronte a tutto questo noi ci troviamo di fronte a una criminalità che è organizzata, che trae profitti enormi dalla vendita delle donne, che insieme a armi e droga rappresentano proprio le entrate maggiori di queste organizzazioni transnazionali. Io ribadisco che la prostituzione, è stata detta in tutti i modi, è la violenza più antica del mondo, non ha nulla a che vedere con la libera scelta e con l'autodeterminazione, ma è solo la difesa del privilegio degli uomini di accedere in maniera ordinata al corpo delle donne. Il sistema costituente non è un dato naturale, ma è un'istituzione storica e sociale, e come tale può essere abolita. La prostituzione non è mai reversibile, perché l'ideologia che sostiene, è proprio il confine che colloca gli uomini da una parte e le donne dall'altra. E noi femministe ci dobbiamo chiedere se la prostituzione come istituzione sia un ostacolo all'uguaglianza o un supporto per essa. Ci dobbiamo chiedere perché combattiamo tutte le istituzioni patriarcali ma non questa. E ci dobbiamo anche chiedere se il fatto di normalizzarla, di legittimarla, non ha a che fare poi col modo in cui gli uomini si rapportano alle donne. Delle ricerche recenti hanno evidenziato che gli uomini che accedono alla prostituzione non sono per nulla interessati alla condizione delle donne prostituite, sia quelle che sono entrate, diciamo, nel sistema credendo di potersi gestire e risolvere i problemi economici, e tantomeno di quelle donne che sono invece state trafficate. La domanda aumenta sempre. Nei paesi dove la prostituzione è stata regolamentata, come la Germania, l'Olanda,
Molte ricerche hanno evidenziato che la violenza sulle donne non è diminuita, come invece il legislatore pensava regolamentandola, e questo perché, spiegano le ricerche, gli uomini pagano una prostituta consenziente, hanno un rapporto con loro e introiettano un'immagine femminile che è subordinata, sottomessa, denigrata, e questa immagine influenza anche la loro relazione. La prostituzione rimane l'unico mercato dove la domanda precede l'offerta, e questo è un indicatore che dovrebbe farci riflettere su come il fenomeno sia culturale e strutturale. Posso concludere dicendo, questo è un mio pensiero, ma spero un pensiero di tutti, che noi non dobbiamo sperare che i protagonisti del patriarcato rinuncino al loro ruolo. Marcia verso questa direzione. Tutte belle.